Ci siamo. Tic 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 tic. Ehi, hey. Come butta? Potrebbe andare meglio. Lo so, è abbastanza evidente. Bel mezzo. Roba nuova? No. Non sei molto loquace, eh? No, davvero. Scusa. Ma che cosa è successo? Dovevo parlare con qualcuno. Prima guarda qui. Ancora politici morti? Guarda, basta. Questo Peter Pan è un vecchio caso. Lo stavi cercando? Mai sentito. Non è mai passato per la mia scrivania. Quale sarebbe il problema se l'hanno preso? Mio nipote, Randy, è scomparso di recente. E quello che hai appena visto, il ragazzo aveva le scarpe di Randy. Oh, Cristo. La scomparsa di Randy. Sai qualcos'altro? Io e mia sorella non andiamo d'accordo. Non ne so molto. Avrei voluto aiutarla quando ne aveva davvero bisogno. Hanno pensato fossi troppo coinvolto. Ti hanno tolto il caso? Mi hanno proprio detto di stare alla larga. Non mi ci fanno avvicinare. L'indagine è passata a Gonagall. Uno scansafatica del cazzo. E fin qui non ha combinato niente. Non mollerei fossi in te. Lo so. Ed è per questo che ti sto chiedendo una mano. Che dobbiamo fare allora? Non possiamo interrogare il tipo perché è un vegetale, ma possiamo vedere i suoi sogni. Scusa, sogni? Esatto. Su, ti spiego strada facendo. È una procedura sperimentale, ma sta già dando risultati. Registrano sogni che si possono rivedere in formato BD. Hai accesso a quei sogni? Non ancora, ma li tengono nel laboratorio dove stiamo andando. Ok, hai un appuntamento? Non proprio. Andremo insieme, ma non dall'ingresso principale. Oh, vuoi infrangere la legge? Troviamo un'altra entrata e poi usciamo di corsa. Non sono mai stato qui. Mi serve il tuo aiuto.
Ok, non dovrebbe esserci nessuno. Il laboratorio è chiuso per indagini. Fai tutto il rumore che vuoi. Come la troviamo, questa Braindance? Cerca una stanza in cui montano i sogni di bambini autistici. No, ricorda, il vero nome di Peter Pan è Anthony Harris. Di sicuro non tengono bigli in questa zona. Chiuso. Non si passa. Specie di shard, ma è vuota. Continua a cercare. Custodia di Brenton svuota. Ehi, River! Trovato! Trovato qualcosa? Per ora no. Anthony Harris, proviamo questi cassetti. Senti, River, perché non ti fai aprire la porta da uno delle pulizie? Non voglio farmi cazziare per aver ficcato il naso nel caso di qualcun altro. Owen! Che cosa ci fai qui? La polizia ti ha buttato fuori. Sono sospeso, in realtà. E tu chi saresti? Chiamo la polizia, quella vera. Aspetta! Ascoltami, per favore. Dai, River. Non avevi già abbastanza problemi? Harris ha rapito mio nipote. Mi dispiace, davvero. Ma qui archiviamo le prove e abbiamo delle procedure da seguire. Procedure? Stiamo parlando della vita di suo nipote. La vita di un ragazzo. C'è un'indagine della polizia in corso. Vattene, per favore. Esci di qui immediatamente. Non me ne vado senza i sogni di Peter Pan. Lo dirò per l'ultima volta. Fuori! Cristo, Owen, che cazzo ti credi di essere?
Te lo ricordi il tuo primo esame di medicina? Ma certo, l'hai passato con il massimo dei voti. Te lo devi ricordare. Un bagno delle donne ha preso fuoco, hanno fatto evacuare tutti quanti per 2 ore. Con che coraggio mi rinfacci quella storia? Non voglio rivederti mai più! E vale anche per te. Questo sempre a chiedere e non dà mai niente agli altri. Lo conosco appena, River. Lavoriamo assieme. Non credere a nessuna delle sue promesse. Grazie del consiglio. Stiamo perdendo tempo. La BD dei sogni di Harris, dov'è? Non sta sognando. Cosa? Perché? Un proiettile gli ha danneggiato la corteccia cerebrale. Abbiamo solo impulsi dissonanti, frammenti. Io vorrei... Prova la stimolazione audiovisiva. Ma non è sullo spettro autistico? A volte i bambini reagiscono a una canzone o a un film. Potremmo provarci. Ho presente il meccanismo. Stimolazione dell'ipotalamo e produzione di ormoni. Ma Harris non è un bambino. Non ho mai provato la procedura su un adulto. Perché non l'hai fatto? Perché, a differenza di River, ho studiato medicina e le neuroscienze. E non mi sono informata leggendo il giornale di qualcun altro sulla metro. Proviamo. Non conosciamo nemmeno le sue preferenze. Troverò qualcosa. Quindi sei disposta a provare? Ok. Vai. Ti apro la porta principale. Andiamo, Vi. So esattamente dove cominciare. Senti, sai qualcosa sul biochip? Il relic della Rasaka, in particolare. Beh, è progettato per contenere l'engramma neurale di una persona. Immagina di copiare i ricordi e la personalità di un soggetto. Sì, ho presente. Sono più curiosa di sapere se l'engramma conservato può sovrascrivere quello del portatore del chip. Sovrascrivere? Non sono nemmeno sicura sia possibile. Perché me lo chiedi? No, niente. Non è importante. Grazie. Ok, sentiamo. Allora, cacciato dalla polizia? Sospeso. La faccenda della morte del sindaco Puzzava è stata insabbiata. Così ho sollevato un polverone. Non serve chiederti come l'hai presa. No. È che... non riesco davvero a parlare di quello che mi fa rodere il culo. Ah, va bene. Potresti dirmi dove stiamo andando, però. Da Joss, la mamma di Randy. Pensa che sia scappato di casa. Teniamo per noi la faccenda del rapimento. Dov'è il padre di Randy? Lo hanno fatto fuori qualche anno fa. Guerre tra gang. Ah, bell'esempio. Joss è rimasta da sola con 3 figli, ma è dura come l'acciaio. E mi vuoi dire perché non cerchiamo l'appartamento di Harris? È una casa, e dubito che tenga le vittime in cantina. E poi ci stiamo provando. Voglio vedere se riesco a trovare un collegamento con Harris da Randy. Una pista debole. La migliore che abbiamo, per ora.
Non hai paura che Yawen segua la procedura e ti denunci ai superiori? Eravamo amici. Non è quel tipo di persona. E poi, non che la voglia usare, ma so una cosa su di lei che non vorrebbe far sapere in giro. Credi che Yawen ci darà una mano, dopo tutto? Sì, i battibecchi fra noi finiscono sempre allo stesso modo. Te ne parlerò davanti a una birra. Ora dobbiamo pensare a trovare Randy. Certo. Ecco, ci siamo. Quanto tempo. Ci venivo tutti fine settimana. Sembra un secolo. Ed è rimasto tutto uguale? I posti così non cambiano mai. Bel quartiere. Mua. River, o ti serve qualcosa o hai notizie su Randy, altrimenti non avresti mai trascinato quel culo. Joss, questa è V. Allora, V, siete qui per il mio Randy? Randy è stato rapito. Perché non hai chiamato? Joss, io... E tu hai fatto finta di niente, come al solito. Noi speriamo che Randy stia bene, ma ti devi preparare al peggio. V, ti prego. Dov'è il mio Randy? Non lo sappiamo, ma cerchiamo di scoprirlo. Allora perché siete qui invece che là fuori? Senti, dobbiamo cercare tra le cose di Randy. Perché? Per scoprire una qualsiasi pista. Fidati, Joss. Cercate di non rompere niente. A Randy non piace quando ficcano il naso nella sua roba. Andiamovi. I bambini sono fuori a giocare. Digli che è ora di cena. Cosa pensi? Che le donne della tua vita hanno tutte un bel carattere. Quella è la sua roulotte. Non lasciamoci sfuggire nulla. Zio River! Monique, Dorian, come va? Lei è la tua ragazza? No, è un'amica. Dormi da noi? Vedremo. La mamma vi sta aspettando per la cena. Carcelera de mi mujer me pidió que gorroneara un filtro de aire. Sto cercando dei vestiti decenti. Sei fortunata, perché i nostri prezzi ti andranno a pennello. L'hai capita?
La loro vecchia roulotte. Randy ci si è trasferito quando ne ho presa una nuova. Un vero cesso. Come ai miei tempi. Guarda in giro, io do un occhio alla spazzatura. C'è una specie di chiave. Un vero fossile. Non proprio quello che cerchiamo, no. Droghe. Lasciamo stare. Colpa della società. Gesù, ci sono ancora le tacche di quando ci misuravamo l'altezza da bambini. Questa è roba costosa. Randy poteva permetterselo. Stai scherzando? Una sorta di gioco, con il codice di spedizione. Randy non potrebbe mai permettersi un affare del genere. Troppo costoso. Dobbiamo accedere, ma non ho idea della password. Puoi craccarla? Tainted Overlord. La sua band preferita. Lo conosci bene. Gli mandavo sempre un album ogni suo compleanno. Fammi fare un tentativo. Non so come, River. Merda. Dobbiamo tirare a indovinare. Cosa potrebbe essere? Chi è lei? La sua ex, Natalie. La ex nella foto, come si chiama? Natalie? Dobbiamo provare ancora. Dai, vi. Un giubbotto degli Aldecaldo? Un ricordo. Era di suo padre.
Oh, liberum arbitrium. Roba pesante. Il sound non è granché, ma si sente che ci mettono sudore e sangue in questa roba. Forse Alde Caldo, il giubbotto di suo padre. No, non funziona. Prova il titolo del pezzo, Liberum Arbitrium. Ci siamo. Dammi una mano a cercare. C'è qualcosa di profondamente sbagliato in quel cartone. Ho la pelle d'oca. Hanno fermato Harris su un mezzo come quello. La strada bloccata. Cazzo, River, me lo ricordo. Vive vicino a una vecchia scuola. Un vero angelo d'empatia questo bastardo, eh? Ha scoperto l'identità di Randy. Gli ha mandato il gioco in regalo. Quello che hai trovato nel cassetto? Proprio lui. A giudicare dal codice di spedizione, quello stronzo l'ha mandato dalle Badlands. Ha attirato Randy davvero professionista. River, stai. Vedi quello che vedo io? No, non è possibile. Perché l'avrebbe fatto? Non solo hanno deciso di incontrarsi, ma sembra che Randy fosse emozionato come un bambino diretto al Luna Park. Ma che cazzo? Quello stronzo deve aver ingannato Randy. Natalie doveva essere l'unica persona di cui si fidava Randy. Si può vedere la pagina con il link? Un link. Forse quello di cui parlava Randy. Beh, scopriamolo. Pagina nascosta creata da Anthony Harris. Cristo, mi viene da vomitare. Cristo, River, che storia malata. Questo tizio prende di mira minori problematici e non è la prima volta. La colpa mia. Se solo avessi fatto più attenzione,
Se avessi parlato di più con lui. Ehi, ascolta. Non è affatto colpa tua. Ehi, c'era, guarda, un file il qui. Nome di questo cancellato, pare. Ma il nome c'è ancora. Quel nome. Il file video sul computer Randy di Randy deve non averlo aveva scaricato. Un nome simile. Certo, ma V non capisce. Potrebbe essere la chiave per la mente di Harris. Sì, speriamo. Ehi, puoi fare una delle tue magie da Netrunner per scoprire altro? Potrei provare a localizzare l'indirizzo IP di Anthony. Non sono quel genere di mago. Ok. Dovremmo cavarcela senza. Quel cartone, River. Forse è quello che stavamo cercando. Hai detto che ci serviva qualcosa per far sognare Harris. Mandalo a Yawen. Giusto, lo mando subito. Ok, dice che ci fa sapere domani mattina. E che sono un pezzo di merda. E... dai, andiamo a mangiare qualcosa. Non facciamo preoccupare Joss più del necessario, ok? Siamo sulla pista giusta. Ne sapremo di più domani. Fine. Dorian, per favore. Ma sembra di mangiare le caccole! Le caccole! Joss, abbiamo finito. Avete fatto? A letto, allora. Questo è per te, zio River. Grazie, Monique. Avete trovato qualcosa? Domani sapremo. Ho inviato delle prove al laboratorio. Potrebbero dirci dove trovare Randy già domattina. Da quand'è che non mangi? Ieri. Prendi il mio, non ho fame. Grazie,
Magari dopo. Senti, niente cazzate, non guardare mio fratello. Dimmi solo. Troverete mio figlio. River è un investigatore con le palle. Fai come se lo avessimo già trovato. Non mollo finché non lo trovo, Joss. Joss, ti secca se vi usa la roulotte di Randy stanotte? No, va bene. Ti fermi, vero? Devi aiutarmi ad arrivare fino in fondo. Certo che resto. Sai arrivarci? Sì, e vado diretta a dormire. Non deve essere facile crescere 3 figli da sola. Ma con mio marito non era più facile. In effetti era meglio quando non tornava. A volte speravo sparisse per un mese in modo da non averlo intorno. Così terribile, eh? La moto e l'autostrada. Era quello il suo mondo. Ma a casa... Te ne racconto una. Una volta ha portato Dorian in città. Doveva fare una commissione. Padre e figlio. Quella notte è tornato ubriaco marcio, accusandomi di aver chiamato gli sbirri. L'avevi fatto? River l'aveva trovato e aveva portato Dorian a casa. Quindi deve essere stato un sollievo quando se n'è andato. Ho pianto ogni notte per settimane. Mio marito è stato ucciso. Il padre dei miei figli. Mi dispiace. Randy è cambiato. Si è chiuso in se stesso. Per non parlare degli altri due. La vita era difficile con lui e lo è senza di lui. A volte non c'è soluzione. Com'è morto? Gli Aldecaldo mi hanno detto che è morto in modo onorevole. Qualunque cosa significhi. Mi hanno mostrato il suo corpo, dove un tempo c'era la sua faccia. Non ho visto alcun onore in questo. Cambiamo argomento. Tieni duro, Joss. Vi, sveglia. Non ho dormito abbastanza. Ha chiamato Eowyn. Il cartone ha funzionato. Sta sognando. Hai la BD? Ce l'ho qui. Tieni, collegati al computer. Voglio vederla sul monitor. Quella dottoressa è veloce. Niente male. Che cosa ti prende, Anthony? Siamo tornati. Devo segnalarlo alla gioventù di Harris. Spero che tu capisca. Questo non è un comportamento normale. Anthony, hai ucciso la tartaruga di Liam. Era malata, non mangiava, se ne stava nel suo guscio. Volevo solo aiutarla. Iniettandole dell'HGH. Come ti è venuto in mente? Te l'ha insegnato tuo padre? Sei stato accolto da brave persone. Si sono fidate di te. È così che le ripaghi. Il tuo amico è morto, lo capisco. Ma non è una scusa.
chi se ne frega. Che cosa hai detto? Ok, ne ho avuta abbastanza. Ne parlerò con il preside e con i tuoi genitori adottivi. Tale padre, tale figlio. Ah, mi ricordo questa sparatoria. Abbiamo studiato il caso ai tempi dell'Accademia. Dammi un secondo per controllare che scuola fosse. Laguna Bend. La città è stata allagata negli anni 50. Beh, almeno sappiamo più o meno dove abitava Harris. Mi sa che ho finito. Non osare parlare di mio papà! Esatto, stronzetto. So tutto. La fattoria è fallita e Papino si è fatto saltare la testa. Stai zitto! Stai zitto! Stai zitto! Non nominare mio papà! Scemo! Non puoi! Non puoi! Era malata! Non stava bene! Volevo solo aiutarla! Trofeo, vecchio, datato 2042, primo posto nel torneo di lotta interscolastica. Non osare parlare di mio papà! Esatto, stronzetto. So tutto. La fattoria è fallita e Papino si è fatto saltare la testa. Stai zitto, stai zitto, stai zitto! Non nominare mio papà! Scemo! Non puoi! Non puoi! Era malata! Non stava bene! Volevo solo aiutarla! Cani! Harris sembra ancora più giovane qui. Lo vedi? La mucca è malata, come le altre. Sei finito! Vieni qui! Arrivo! Oh, non c'è modo di identificarlo. Il padre del ragazzo è un vero stronzo. Sembra un bioscanner per bestiame, per i segni vitali. Dani, vieni qui! Che c'è, papà? Non dimentichi niente? Ti ho fatto una domanda! Io non lo so! Livelli di colina e metionina, vedi niente di strano? Troppo bassi? Avresti dovuto controllare prima di scuola. Che cosa hai da dire in merito? La mucca morirà per colpa tua. La ucciderai come hai ucciso tua madre. Io... scusa. Ah, non scusarti. Aumentale gli ormoni. E spegni quel dannato cartone. Iniettori da bestiame per ormoni antibiotici. La gente mangiava carne piena di merda. Quante volte te lo devo dire di non lasciarlo acceso, eh? Metà della giornata la passo a spegnere quella merda! Integratori nel mangime per la salute del bestiame. Metà della giornata la passo a spegnere quella merda!
altro cartone. Il piccolo Tony ne andava matto. Mi sa che ho finito. Credo sia questo il posto, V. È un ricordo recente. Deve essere la sua tana. Ho trovato dei cavi. Un orologio. Un'ora a mezzanotte. Sembra che Peter Pan abbia trasformato la fattoria in una cazzo di fortezza. Benzina. Deve essere stato un'officina a un certo punto. Merda. Tratta i ragazzini rapiti come bestiame. Una macchina che controlla un sistema di iniezione per stimolanti, ormoni o roba simile. Lo senti anche tu? Trasporto della spazzatura. Il segnale per scaricare. Deve esserci una discarica vicina. Guarda, un altro. Non vedo Randy. Guarda il timbro dei pompieri qui. City South. Ottimo. Il terminale controlla i recinti. Ce ne sarà un altro da qualche parte per mine e torrette. Sul modello della fattoria c'è scritto Petrochem. E dove staresti andando, Mike?
Ehi, le torri illuminate. Pubblicità dell'album delle Askrex uscito all'epoca. I colori cambiavano ogni ora. Mi sa che abbiamo finito. Non so. Secondo me dobbiamo... Ok, a che punto siamo esattamente? Sappiamo che Harris abita accanto a una vecchia scuola che ora è sommersa. Dalla fattoria si vedono il profilo della città e le torri delle Askrex. Distano poche miglia. Sappiamo anche che la fattoria è vicina a una discarica. Il codice sul gioco che rende ricevuto da Harris punta alle Badlands. Le torri con la pubblicità dell'album delle Askrex cambiano colore ogni ora. E così sappiamo l'orario. 11 di sera. Esatto. E questo vuol dire che la fattoria è a est della città. Sud-est, anzi. Il timbro sul documento NCFD veniva dalla regione a sud. La fattoria è un modello della Petrochem. Possiamo eliminare le altre. Il che limita le possibilità a Edgewood Farm. Deve essere il nostro posto. Allora, ci siamo. Spero di non aver mandato tutto in merda. Avanti, andiamo.